Ben trovati, nuovo appuntamento dalle terme di Montecatini a Biblioterme. Stamani parliamo di storia insieme a un caro amico storico Antonio Lo Conte. Buongiorno. Buongiorno. Senti, di cosa parliamo stamani? Oggi parleremo di Napoleone Bonaparte. Napoleone, chi è che non conosce Napoleone Beh, lo conoscono Bonaparte? tutti praticamente. Praticamente, come prese il potere Napoleone? Beh, Subito, curiosità. con un colpo di Stato, in Eccoci. pratica, ma non un colpo di Stato tipico, ma un colpo di Stato legale in qualche maniera, perché poi fece ratificare tutte le sue nomine dalle assemblee. Anche se con un po', diciamo, spintoniamente. Spintoneamente. Le operazioni politiche più importanti da lui realizzate. Beh, ne ha fatte tante, ma cominciamo il codice civile, il Esatto. codice penale, il codice di procedura penale. Il codice civile italiano è ancora alla base il codice napoleonico. Insomma, è stato un grandissimo riformatore. Dei 100 giorni cosa ci può introdurre? Ma niente, il declino a un certo punto di un grandissimo generale che si trova con un esercito di ragazzini, di comandanti militari che non sono più i suoi grandi comandanti militari. A un certo punto, come tutte le cose, finiscono, è finito l'impero romano, finite tante cose, finisce anche Napoleone. E quindi finisce Napoleone, cosa ci ha lasciato nella storia e nella Va, politica? torniamo sempre lì. Ci ha lasciato un tanto milione di morti, insomma, che abbiamo avuto, perché noi si celebra sempre il grande generale, ma dimentichiamo poi che dietro queste cose, insomma, tutti questi avvenimenti, che magari esaltano tutti questi soggetti che amano la guerra, non dimentichiamo che ci sono famiglie, morti, lasciati sui campi di battaglia di mezza Europa, insomma, e questo dovrebbe essere il solito monito che dovremmo avere sempre presente: le guerre portano solo lutti, distruzioni e miseria. Bisognerebbe evitare semplicemente di farle con un po' di buonsenso. Purtroppo il buonsenso, specialmente in questi ultimi tempi, mi pare che manchi abbastanza, insomma. Esatto. Senti, io ti ringrazio, ti lascio al tuo appuntamento, le persone sono già pronte. Grazie per partecipare a Biblioterme e grazie a raccontarci di storia. Ciao. Grazie a te, ciao. Buongiorno, grazie per partecipare a Biblioterme, continuate a seguirci. Ciao.